Tra pochi momenti sarai di nuovo un uomo libero. Sembri un avvocato divorzista che consola un cliente. Sembrare sorpreso, Mr. Carson. Piccola baracca e poca vernice e trappola scattata. Venire con me. Là se interessa frontiera greca. Qui terra di nessuno. Per me io ti fucilare qui subito per quello che avere fatto a noi, ma ordini devo portarti mio superiore. Perciò... Prego. Capitano, ci sono guai? Mike, siamo sotto tiro e anche i bambini. Molto bene, Mr. Carson. Tutti fermi ora che chiamo i miei uomini. Non ti muovere neanche tu. Non te la caverai. Non ti dispiace se ci provo. Tieni giù il revolver. Stento, falli salire a bordo. Ambrose. Tieni pronto il mitra e che il motore non si spenga. Sì, capitano. Eldiare. Sta tranquillo, è questione di poco. Stendo, vieni qui. Mike, buttami il mitra. Bastia! Bastia! Arpaschieni! Arpaschieni! Vattene, Mike! Va via! Sta meglio adesso? Sì, molto meglio. Stendo, i tuoi figli ti cercano, va a far vedere che stai bene. Certo. Grazie, papà. T'avevo detto di cambiarti i vestiti. Dopo averla spangata, vuoi morire di polmonite? Su, non ti agitare, bella samaritana. Così l'avremo in due la polmonite. Tesoro. Carson. Oi? Sei sempre l'uomo in eterno movimento... che vuol viaggiare leggero. Ah, è un viaggiare che pesa sempre più. Mr. Carson. Ah, no. Mr. Carson. Lo vedi? Matrimonio, famiglia, guai. Lo sai che mi piacciono i guai? Non è che uno dei tanti. Pensa ad avere una grande famiglia. Mi piacciono le grandi famiglie. Davvero? Lo giuro. E allora finirai per averne una.